Buonasera, bentornati con Italiani in Top 100. Non avendo pubblicato più niente del Champions Channel negli ultimi 2 giorni, proviamo a portare un nuovo video e quindi vi porterò una sintesi del meglio del venerdì e il meglio del sabato. Poi, vista la coincidenza che entrambe le partite sarebbero state dello stesso giocatore, ho deciso di fare questa prova. Dai, vediamo come va. Vediamo tra le partite in primo piano e comunque tra i top 100 del venerdì. Non c'è assolutamente niente italiano, ma neanche niente di molto interessante, a parte King Up. Non vedo grandi giocatori e quindi il migliore qui è Barba21, che abbiamo conosciuto anche per l'episodio che vi ho mostrato del FIFA 18 Italian Qualifier, del campionato di qualificazione appunto italiano. L'ho incontrato e andatevi a vedere anche quella partita se non l'avete vista. Questa è la sua solita squadra, 16 milioni e pass di team, incredibile, De Gea 90, li chiamo tutti, De Sali 91, Ferdinand Prime, Gullit, anche Vieira, Ronaldo 96, Mertens che come ricordate ce l'ha rosso, Salah come al solito ho messo il 91, ma è quello 92 dell'SBC, senza dimenticarci poi di Ronaldinho 94. Dall'altro lato una formazione un po' più scarsa con i Bagatoni, Bailly e Begovic, però comunque Ferdinand Prime si può permettere Del Piero, Crespo 85, Ronaldo anche giocherà in Tesa 7 e la versione base di Ronaldinho, terzini invece Kolasinac e Versalico. E davanti a difesa sempre l'altro Bagatone, Bakayoko, insieme a Pogba, per un valore comunque di 4 milioni, una squadra decente, ma niente a che vedere rispetto a quella di Barba. Si schiereranno entrambi così come abbiamo visti, quindi 4-4-2 contro 4-1-2-1-2. Si sono affrontati al momento in cui erano 1-8-0, l'altro 9-0, qualcuno doveva perdere per forza, questo ha deciso il matchmaking. Il migliore di italiani quindi del giorno contro un inglese. Andiamo a vedere quindi una sintesi della partita. Queste sono le maglie scelte da Barba, giocatore in casa, maglia blu hashtag contro maglia della Roma, sempre eSports, però parte subito in vantaggio il giocatore inglese in trasferta che chiede anche scusa dopo una bellissima azione dentro l'area. Ovviamente scusa per sfottere. Quindi vediamo. Sotto di un gol Barba subito proverà il kick-off glitch, verticalizzazione per Mertens, 1-2 con Gullit, ancora palla a Mertens, si inserisce Gullit che subisce anche un fallo, ma l'arbitro non fischia, quindi kick-off glitch annullato. Ancora un'azione da parte dell'ospite, Crespo qui si gira in buca per Ronaldo, che sono davanti al portiere, addirittura fa 2-0. Quindi partenza subito in salita per Barba21. Poi un calcio di punizione al limite dell'area, 3 giocatori sul pallone, parte il terzo, parte il primo, poi il secondo la passa a Gullit che da fuori area la ripassa a Ronaldo, ma viene intercettato sempre da quel bagatone di Bakayoko che ferma tutto, ma poi Salah recupera palla, molto giovane giocatore ospite, e dentro l'area poi Ronaldo accorcia le distanze, 26esimo 1-2. Ma ancora un'azione da parte del giocatore ospite, Ronaldo se ne va sulla fascia, passaggio al centro per Del Piero, Crespo attende un momento giusto, ma sbaglia completamente il passaggio e Barba la recupera, ma poi la riperde. Attenzione, un altro errore praticamente identico a quello del suo avversario e subito 1-3 al 35esimo, partita vivissima di gol, non a caso è stata scelta tra le partite in primo piano del Champions Channel. Ancora Barba che proverà il kick-off glitch, Walker sulla fascia a costruire l'azione, passaggio al centro per Ronaldo che si gira un paio di volte, in buca per Salah, che viene stoppato ma con un doppio rimpallo, Mertens la ritrova, la palla finisce a Gullit che da dentro l'area, drive shot sul primo palo, accorcia le distanze e quindi già al primo tempo vediamo 5 gol, ma non è finita perché al 45esimo Del Piero da dentro l'area, anche qui drive shot sul secondo palo, De Gea para, poi gol a porta vuota di Crespo, ma tutto fermo, è fuori gioco. Passiamo subito al secondo tempo, Ronaldinho si gira un paio di volte, attende il momento giusto per passarla a Ronaldo, ma il difensore copre benissimo, poi la palla rimane là. Abbastanza fortunato Barba di nuovo con i rimpalli e Ronaldinho solo davanti al portiere, con un grazioso pallonetto fa anche 3-3 al 61esimo. Ancora Barba subito dopo all'azione, al 65esimo Bailly che è appena entrato sulla fascia sinistra, è entrato anche Lozano dalla parte opposta, la mette in mezzo per Alessandrini, anche lui appena entrato e addirittura 4-3 in 2 minuti ribalta la situazione con la sostanza di Alessandrini alla telecamera. Ci fa vedere anche il replay, vediamo qua l'azione con un drive and pass di Bailey sul secondo palo e Alessandrini a porta vuota in sacca. Ci sarà un altro cambio, quindi andiamo a vedere un po' le formazioni. Barba rimane con il 4-4-2, sono cambiati solo gli esterni e dall'altro lato
il giocatore avversario si mette a specchio con Lozano di punta e Del Piero sulla fascia sinistra, che infatti vedremo questa azione, Lozano la passa a Del Piero che la stoppa, la ripassa a Lozano che da dentro l'area, un altro drive shot sul primo palo, ma stavolta prende proprio la base del palo. Ancora al 74esimo Lozano con un doppio rimpallo anche lui solo davanti a De Gea, si mangia il gol, ma forse anche un miracolo del portiere, ma la palla rimane là e De Sali la porta via. Ancora un'azione infinita, Ronaldinho, Pogba sempre al limite dell'area, qua prova a entrare dentro l'area, si gira, Del Piero ricomincia, ancora Pogba, si gira un paio di volte, palla a Lozano, si gira, guardate anche come difende bene Barba in questa situazione, poi in un certo modo o nell'altro De Sali gliela porta via. E vediamo allora adesso la fase di partenza di Barba 21, che però anche per via del punteggio e del tempo al 78esimo può gestire, vediamo anche un po' la fase di possesso palla, sopra di un gol in una partita molto combattuta, anche molto bella, con un avversario molto valido. Ho detto molto 5 volte, ma stavolta non cancellerò la registrazione. Andiamo a vedere Walker sulla fascia destra, finalmente il possesso palla comunque non è solo sterile, Ronaldo si ferma e trova anche un calcio d'angolo, quindi gestione ottimale del pallone. Però al 92esimo ci sarà un'ultima azione dell'avversario che Lozano prova a metterla in mezzo con R1X, non va ed è costretto a ricominciare, ancora Versalico sempre sulla fascia destra, passaggio intercettato da Bailey e qui finisce la partita, diciamo anche una bellissima partita, 4-3, pochi tiri in porta entrambi i lati, FC Pieron alla meglio 4-3 con 6 tiri a 9, un po' più di possesso palla, ma sicuramente è stato anche più preciso e un pizzico in più fortunato nel concretizzare le occasioni. Diamo un'altra rapida occhiata alla top 100 del venerdì. Come abbiamo visto e come avevo anticipato, non ci sono italiani, purtroppo, almeno al venerdì, in molti hanno scelto di giocarsene poco. Dopo facciamo vedere anche la classifica amici, tra la maggior parte ormai dei top 100 che ho appunto tra gli amici, e vediamo un po' quante ne hanno giocate. Scorrendo la classifica non ci sono neanche nomi di pro famosi, forse l'unico è King, poi possiamo vedere velocemente i suoi risultati, partite molto interessanti, questa per esempio contro un player tedesco, finita ai rigori 3-3, stavano entrambi in una lunga striscia di vittorie, mi pare sopra i 15, poi ha incontrato anche il numero 1 al mondo del venerdì e mi sembra anche altri ottimi giocatori, però vabbè, preferiamo comunque fare un italiano. Vediamo Barba appunto, 11 vittorie, credo in quel momento stesse 11-0 e la maggior parte 5-6, chi 10, e al massimo abbiamo visto Maverick e il marocano nostro amico che sta a 15, Angie Style addirittura a 2 e per il resto quindi se le lasciano tutte tra sabato e domenica. Passiamo velocemente al sabato e guardiamo chi c'è primo in classifica, sempre lui, Barba 21 con 18 vittorie, beato lui, già sta a oro 3. Scorriamo anche tutti gli amici, ma come al solito se ne lasciano tantissime per il sabato notte. Vediamo infatti Angie Style che da 2 comunque è passato a 5, ha giocato pochissimo, io pure sto 8-1, ne ho giocate solo 9, ma andiamo a vedere la top 100 del sabato tra quelle in primo piano e chi troviamo? Sempre lui, solo lui, Barba 21. La partita di oggi è contro Thiago 97, un altro italiano che non conoscevo, però sicuramente molto forte perché si sono incontrati nel momento in cui erano 1-22 e l'altro 16-2, quindi una bellissima partita scelta apposta in primo piano dal Champions Channel. E andiamo a caricare il replay. Ovviamente Barba 21 sempre la stessa squadra, dall'altro lato invece Thiago si presenta con una squadra comunque da 4 milioni e 4 e a sorpresa praticamente la stessa difesa dell'avversario che ha incontrato ieri con Begovic, Bailey e Ferdinand Prime. I terzini invece saranno Walker e Alexandro, davanti a difesa suppongo giocheranno alla Nef e Viera Prime, quindi comunque ottimi giocatori, e quei 4 là davanti fanno paura, Saneif, Firmino 87, Aguero anche nella versione 93 e quel bagatone di Rashford 84 che è anche un ottimo giocatore, specialmente da super sub, però da titolare vedremo come si comporterà. Andiamo a vedere una volta partito il pallone come si sistemeranno in effetti in campo. Barba 21 rimane comunque col 4-4-2 come abbiamo visto e infatti l'avversario, come supponevo prima, 4-2-3-1, alla Neviera davanti alla difesa e gli altri tre trequartisti dietro Aguero. Andiamo a vedere subito un'azione questa volta di Barba che sarà in maglia bianca, le maglie non sono state scelte da lui, quindi leggermente diverse la scelta delle maglie rispetto alla partita di prima, qua invocata di Ronaldinho e kick off glitch, subito vano, ma ancora un'avanzata sempre di Barba che si fa tutto il campo in diagonale con Gullit,
doppio scambio con Vieira al centro, Ronaldinho con una skill si presenta solo davanti a Begovic, tiro a incrociare rasoterra sul secondo palo e 1-0 all'ottavo. Qua esultanza solita di Barbara, ma la conosciamo, questa di davanti alla bocca, molto simpatica. Poi ancora Mertens se ne va sulla fascia destra, drag back, passaggio al centro, poi un'azione un po' lenta perché la palla finisce a Ronaldinho con un passaggio un po' troppo arretrato, ma la palla va lo stesso a Ronaldo, un altro tiro a incrociare rasoterra, stavolta col sinistro, stessa esultanza e 2-0 al 17esimo. Partita che sembra fin troppo facile in questi primi minuti, addirittura qua un'azione, ma ruba subito il pallone l'avversario, se ne parte in contropiede, qua un'azione Rashford, torna indietro, Allan, imbucata per Agüero che da dentro l'area, ancora un drive shot, questa volta sul primo palo e al 20esimo già 1-2. Come vediamo, le partite di Barba sono tutte ricche di gol e non a caso sono state scelte in primo piano. Ancora vediamo qua un'azione pochi minuti dopo di Sané che se ne va sulla fascia sinistra, una finta, torna indietro sempre dai mediani, Allan e Vieira toccano tantissimi palloni, passaggio in verticale per Firmino, Agüero, doppio scambio per Firmino che da dentro l'area addirittura fa 2-2 e ristabilisce il punteggio in parità al 40esimo. Incredibile rimonta che non mi aspettavo dopo quella partenza a razzo. Vediamo se ci sarà ancora un'azione da parte di Barba che prova a chiudere i conti già al primo tempo al 42esimo. Ancora Vieira, imbucata per Ronaldo il fenomeno che si gira, trova Ronaldinho, ma guardate qua Bailly come gli porta via il pallone, ci sarà un contropiede, bellissima finta con la suola di Firmino, qua un contropiede quindi all'altro lato, 3 contro 2, gestito benissimo, cross in mezzo di Rashford e proprio Firmino, rimonta completata, 3-2 al 45esimo, un'ottima azione e gol anche meritato, davvero complimenti per questa azione gestita perfettamente. Passiamo al secondo tempo, campo invertito, adesso ancora Firmino, ci sarà un'azione con un tiro da girato incredibile di Agüero e addirittura, questo possiamo definirlo, kick-off glitch perché al 48esimo, dopo che aveva battuto lui, addirittura passa 4-2, quindi 4 gol consecutivi nel giro di 20 minuti. Vediamo se ci sarà un contro kick-off glitch, proprio lui. Barba, vediamo come passa all'indietro, poi Vieira verticalizza, ancora la palla a Vieira, passaggio a Ronaldinho che vede Salah dentro l'area, che è di destro, un altro drive shot ad incrociare, tutti uguali, ha fatti questi gol, ma studiamo anche i movimenti perché è molto efficace, addirittura è riuscito a far segnare Salah con il destro. Ancora Ronaldo, pochi minuti dopo, si gira dentro l'area qua con un rimpallo, la palla torna a Mertens che ancora con un drive shot fa 4 pali. Partita spettacolare e anche questa volta rimonta completata. Pochi minuti dopo, tacco stupendo di Ronaldinho. Passaggio adesso che arriva a Ronaldo. Gullit a impostare. Salah torna indietro 1-2. Gullit ci prova dalla distanza, ma viene murato. La palla comunque torna a Gullit che ci riprova e viene murato anche questo tiro. Ancora Barba insiste a cercare di nuovo il vantaggio. Passaggio qui per Ronaldo che viene fermato però con un'irregolarità da Bailly e ci sarà un calcio di punizione dal limite dell'area. Come al solito, tre uomini sul pallone. Parte il terzo, poi partirà il primo, il secondo. La toccherà per Gullit fuori dall'area che tira di prima, ma Begovic para, pure perché il tiro non era troppo pericoloso. Sempre Barba, pochi minuti dopo, imbucata di Gullit per Salah che è solo davanti al portiere, sempre di destro, se lo mangia e gran parata di Begovic. Ma qui ingenuamente Thiago perde il pallone, palla sempre ad Alexandro sulla fascia sinistra, passaggio al centro per Ronaldinho, Ronaldo ancora tutti scambi di prima, veloci, bellissimi, la palla poi torna a Ronaldo il fenomeno che da lì non ha problemi e fa anche il 4-5 all'82esimo. Azione spettacolare, vantaggio che mi sento di dire meritatissimo e la partita si conclude qui perché l'ultima azione è al 93esimo, sempre con uno schema sul calcio di punizione, è Gullit, sempre lui a tirare da fuori, finisce qui 5 tiri a 12, vittoria meritatissima, l'avversario è stato anche abbastanza fortunato a segnare 4 gol con 5 tiri, però bisogna dire che anche ha fatto delle bellissime azioni, certo un paio erano kick-off glitch, però era anche difficile giocare con quella squadra contro questa di Barba che è veramente impressionante. Abbiamo visto come nel finale di partita si è schierato con rombo 4-1-2-1-2 e magari con questo modulo è riuscito ad essere un po' più aggressivo.
tipo più offensivo e a ribaltare il risultato, che ricordiamo era 2 gol di svantaggio. Andiamo a vedere tutte le altre partite del sabato, non c'è niente di che, infatti abbiamo scelto questa partita comunque tra due italiani di ottimo livello. In alternativa c'era un'altra partita di Chionne che, come abbiamo visto, abbiamo appena superato. Non si chiama FC Fattoni, ma ormai Autis Chionne, che fa parte di questa squadra che abbiamo parlato alla fine del video, ma l'abbiamo pubblicato poco tempo fa. E mi sembrava giusto portare un paio di partite di barba, anche se sintesi, che non avevamo mai portato sulla Weekend League. Scorrendo qua alla classifica degli top 100, come vedete, non ci sono italiani, ma nemmeno grandissimi nomi. Conosco solo RDW. W, questo qua, un ottimo giocatore che vediamo sempre in top 100, ma per il resto sono tutti players che si sono giocati tantissime partite il venerdì e il sabato e presto spariranno dalla top 100. Invece andiamo a vedere, come al solito, tra i miei amici com'è la situazione. Primo dei miei amici, come abbiamo visto prima, Barba 21, suppongo quindi con un 18-2. Tutti gli altri se ne sono giocate poco o nulla. Ora però vediamo Inferno Boia 14, quindi qualcosina se ne sono giocate, ma la maggior parte aspettano la domenica per finirsi le partite. Comunque, per l'episodio di oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così non scordate di lasciare un like, ci vediamo domani e speriamo che torni con noi Alessandro 96 Al. Ciao ragazzi, al prossimo episodio!